Dispiace, ben presento, buongiorno a tutti. Dispiace, ma il presidente della sessione Giosuè Grimaldi sta in traffico, quindi sta navigando in acque tossiche. Sicuramente non riesce a trovare il faccino, quindi arriverà a poco. Allora, quindi dopo io ho l'occasione di portare i saluti del presidente della navigazione, la sua rappresentanza istituzionale di quella di Roma. Ma in particolare noi da 2 anni abbiamo una sede qui a Napoli e naturalmente stiamo cercando di coltivare i rapporti tra istituzioni e le istituzioni. Infatti da 2 anni a questa parte abbiamo un buon feeling tra gli istituti nautici e l'istituto della navigazione sezione di Napoli, cosa che a livello nazionale tempo si è perso, e adesso andando un po' nel passato devo dire che nel periodo in cui ci stava l'ammiraglio Machiavelli c'è stava, diciamo, quasi tutti gli istituti nautici erano affiliati all'istituto della navigazione, però potevo piano questo feeling si è perso, anche perché poi dal punto di vista istituzionale l'istituto della navigazione stava lì, però gli enti istituzionali non è che hanno mai chiamato a collaborare, a capire dove andava la navigazione a livello urbano. Quindi l'istituto è rimasto lì piano, e quindi adesso stiamo cercando di recuperare questo aspetto. Ho una notizia fresca che vi devo dare, che oggi, la settimana scorsa, c'è stata l'Assemblea Generale e abbiamo un nuovo presidente dell'istituto della navigazione. Lo devo dire con amarezza, perché il presidente sono state sempre delle persone all'apice, istituzionalmente culturalmente valido, e questa volta purtroppo la cosa non è così. Devo dire, io l'ho detto in assemblea, siamo andati a finire in mano agli avvocati, cioè non si è accettata una presidenza culturale molto valida a livello nazionale e internazionale, ma si è dato fiducia a una persona che effettivamente con una reazione secondo me non ha niente a che fare. Ha detto che sarà il presidente operaio, ma come se fosse un presidente operaio, come se assicurare una presidenza giornaliera nella sede significa di essere nella delegazione. Mi fermo qui, dovrei dire tante cose, ma mi fermo perché poi quando sarò nella tavola rotonda, il mio DNA di docente, persona ordinaria di navigazione per 40 anni, presidente del corso di laurea, da 12 anni, adesso sono in pensione, avrebbe da dire tante cose, ma vi dirò poco. Colgo l'occasione, forse vale la pena, visto che qui l'università, io rappresento l'Istituto della Nazione, non rappresento l'università, c'è il nuovo presidente, forse vale la pena, di invitare il professor Salvatore Polisi, il presidente della